Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito, oggi ci occupiamo di questa finestra del laboratorio, a partire da inferriata, telaio, cornice intorno e finestra stessa, perché ora ve la faccio vedere un pochettino meglio, è veramente conciata male e necessita di un po' di cure. Quindi avvicinatevi che vi mostro più nel dettaglio. Ecco, qui la possiamo vedere dall'esterno, l'inferriata praticamente non c'è più vernice, tutta ruggine. La finestra è conciata malino in quanto ha vernice, qui addirittura è consumato dal tempo e forse anche da qualche animaletto che provava ad entrare, quindi bisognerà intervenire per chiudere questa fessura. E sulla cornice di muratura abbiamo questa parte ancora molto grezza che andremo a sistemare, a definire meglio. Oltre alle bellissime ragnatele che non so se si vedono, ma ce ne sono in abbondanza. E anche all'interno la situazione non è sicuramente migliore, anzi, anche se non è stato alle intemperie, comunque è una finestra che ha vissuto parecchio. Quindi la vernice è conciata male, in alcuni punti addirittura inesistente, è stata murata, quindi il telaio bloccato alla bella e meglio, addirittura la parete intorno è abbastanza conciata male, nel senso che non è stata rifinita, ma è stata lasciata molto grezza, quindi meriterebbe anche una sistemata. E anche il davanzale ha visto giorni migliori. Una cosa interessante di questa finestra è il sistema di apertura, ovvero ha degli agganci sia sotto che sopra, dove quest'asse si va a inserire e a disinserire quando vogliamo aprirla. Quindi è comunque caratteristica e mi piacerebbe recuperarla. E dall'interno si può vedere anche meglio il danno che dovremmo andare in qualche modo a sistemare. Quindi adesso seguiteci nel video perché andiamo a rimetterla a nuovo. Quindi per prima cosa smontiamo le ante dal telaio e le mettiamo sul banco da lavoro così siamo più comodi a lavorare. Qui in questo vetro possiamo notare che si è spostato, quindi lascia pure passare degli spifferi. Oltre al fatto che è un vetro singolo, quindi non è che chiuda granché. Quindi, per prima cosa, abbiamo rimosso la parte che tiene bloccata i vetri e con molta calma e pazienza andiamo a cercare di farlo scorrere e farlo rientrare nella sua sede prima di procedere poi al resto. Per un restauro, diciamo, approfondito, sarebbe meglio smontare tutto, smontare i vetri, metterli da parte e rimontarli alla fine. A noi interessa da fargli un restauro strutturale e una rinfrescata estetica, non vogliamo sconvolgere totalmente quello che è la natura della finestra. Quindi con molta delicatezza e calma cerco di spostare il vetro e farlo andare in posizione, possibilmente senza romperlo. Sono riuscito a riposizionare il vetro, poi comunque con un po' di silicone trasparente andremo a passare tutte quante le cornici in modo che siano anche più fermi. Quindi possiamo richiudere il tutto. Una cosa da fare con molta delicatezza perché se si spacca il vetro poi dopo c'è ulteriore lavoro da fare. Anche le inferriate sono un po' storte, quindi adesso vediamo se riusciamo ad raddrizzarle un pochino utilizzando un crick per auto. Ce lo puntiamo tra una e l'altra e proviamo a farlo espandere. Vediamo che qualche cosa succede, ma vediamo se succede qualcosa di buono. Torna un po' indietro, quindi diamo un pochettino di più. Consideriamo l'armonicità del metallo che tende a tornare un po' in posizione. E già questo l'abbiamo risolto. Ora lo facciamo un pochettino qua e quasi già ci siamo. Questo punto ci dedichiamo a spazzolare le inferriate e a sverniciare il telaio della finestra e ripulire anche tutto quello che è il muro intorno per poi ripristinarlo. Ora andiamo a raddrizzare tutto quel pezzo sopra la finestra che hanno lasciato molto rustico e lo portiamo liscio. Adesso andiamo a fare un paio di tagli qui in modo da riparare questa parte senza dover smontare il telaio della finestra. Ecco, questo è il classico esempio di una riparazione fatta anche, può essere fatta su un mobile, dove ovviamente non possiamo, magari per preservarne l'autenticità, sostituire tutto il pezzo. Quindi
noi per comodità non abbiamo voluto sostituirlo, abbiamo rimosso la parte, diciamo, incriminata. Adesso con un pezzo di pino andiamo a tagliarci su misura i due pezzi che ci servono, poi andiamo a incollare, stuccare, tanto poi andremo a verniciare con una vernice molto probabilmente coprente, quindi si noterà ancora meno. Se fatto bene l'intarsio, seguendo bene le venature e con il giusto impregnante, anche con una vernice trasparente, potrebbe venire un bel risultato. A questo punto abbiamo le nostre toppe fatte su misura, adesso andremo poi a incollarle e mettere dello stucco e uniformare bene il tutto. Abbiamo deciso anche di sostituire il davanzale interno, che è in legno ma ormai è deteriorato, nel senso che è molto tarlato e ha fatto il suo tempo. Quindi lo togliamo e andiamo a ricavarne un altro da un'altra asse. Quindi avevo il D3 Plus idroresistente, visto che sta comunque in un posto abbastanza umido, e andiamo ad unire il tutto. Poi con lo stucco legno veleca andiamo a chiudere quelle due o tre imperfezioni che sono rimaste ai lati. Poi con una passata di levigatrice nastro andiamo a livellare e uniformare il tutto. Abbiamo trovato un'asse che può andare a sostituire quella vecchia del davanzale interno, quindi l'abbiamo segnata con quella vecchia, adesso andiamo a tagliarla alla sega nastro. Adesso andiamo a provarcela per vedere se è venuta tagliata giusta. E anche il nuovo davanzale è bello che è sistemato. Ora, ho preparato un po' di sabbia e cemento per chiudere i buchi più grossi, sono specialmente all'interno che abbiamo visto prima. Un pasto abbastanza duro e vado per prima cosa a chiudere. Mentre Ryan spazzola le ante delle finestre, io impasto un po' di eco restaura che mi è avanzato dall'intonaco sulla parte della facciata, che potete trovare su masterbrico.com. A questo punto diamo un po' di colore all'inferriata, che è lo stesso che abbiamo dato alla ringhiera della scala. Quindi abbiamo deciso di dare solo una mano di trasparente sulla parte interna e lasciare anche un pochino di vestigio del tempo e anche della vecchia vernice, perché alla fine a noi piace lasciare un po' di storia del legno. Andiamo a dare però un tocco di noce medio della veleca nella pezza che abbiamo fatto, visto che ovviamente abbiamo utilizzato sempre un pino, però ovviamente più giovane e meno vissuto rispetto a quello che c'è sul telaio della. Quindi poi per l'interno utilizzerò del trasparente protettivo veleca per porte e finestre, che è particolarmente indicato per questo utilizzo. Per proteggere i vetri sia dalla spazzola che poi anche dalla pittura bianca che abbiamo usato, abbiamo messo della carta gommata, nastro di carta. Io utilizzo del nastro della Acit, che è veramente di ottima qualità e a buon prezzo. Come sempre in descrizione trovate il link per l'acquisto. Abbiamo dato il bianco sulla parte esterna, quindi adesso andiamo a montare le finestre e andiamo a dare il trasparente sulla parte interna. Per cercare di limitare gli spifferi, soprattutto durante la stagione fredda, mettiamo delle guarnizioni che vanno attaccate adesive. Ed ecco a voi la finestra finita. Bene amici, anche questo video è terminato. Io spero sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi ringraziare tutti quanti gli sponsor che hanno partecipato alla realizzazione di questo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di lasciarmi un mi piace, un commento, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati. Noi ci vediamo in un prossimo video, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.